grazie infinite della partecipazione, dell'entusiasmo. Ringrazio di avervi in tanti qui, saluto anche la stampa che ci sta vedendo in diretta a Roma dalla Casa del Cinema. Siamo qui a presentarvi questo film che avete appena visto. Io sono Marlon Pellegrini, ufficio stampa del Studio Luce Cinecittà. Il mio compito è una brevissima introduzione, poi faremo una prima domanda agli autori e poi passiamo la parola alle vostre domande. Il film è prodotto da Istituto Luce Cinecittà con Rai Cinema e colgo l'occasione per salutare i rappresentanti Roberto Cicurto per Istituto Luce e Paolo Del Brocco per Rai Cinema. È distribuito da Istituto Luce Cinecittà, che lo porterà nelle sale, per chi anticipa una domanda, lo porterà nelle sale a marzo, non abbiamo ancora una data precisa, ma il mese e il periodo è quello. È un film, come avete visto, che si basa anche su alcuni importanti archivi nazionali e non solo nazionali, in primis ovviamente quello dell'Istituto Luce e le Teche Rai. Al film hanno lavorato alcuni artigiani che ormai sono diventati molto familiari e mi preme Herman Olmi, mi preme farne alcuni nomi: Paolo Cortignola per il montaggio, Giacomo Gatti che è qui presente, del collaboratore alla regia, Fabio Olmi alla fotografia. C'è stato uno straordinario lavoro di Massimo Germoglio sul colore. Vi presento gli autori, li conoscete, il regista Ermanno Olmi e Marco Garzogno, che è coautore. Saprete che questo incontro, se ne è parlato, precede un'anteprima speciale inviti questa sera nel Duomo di Milano, e ci poteva essere luogo più adatto che data più adatta. E parlando di Duomo, parlando di Milano, parlando di Martini, la prima domanda agli autori è: da dove nasce, dove sono le radici di questo progetto, di questo film? Comincio io? Sì. Ci sono degli alberi, ci sono degli alberi che crescono fuori dai giardini, crescono dove l'erba è spontanea, dove l'ordine gerarchico fra le varie categorie di fiori non è valutato in termini economici, ma in termini di funzione, direi proprio spirituale, che hanno presso loro. Noi abbiamo bisogno di questa compagnia, di tutte quelle creature che fanno per noi quello che noi spesso ci dimentichiamo di fare. Bene, io con Marco, quando hanno espresso l'idea di fare un film su Martini, ho avuto all'inizio un certo timore, perché avevo fatto a suo tempo E venne un uomo su Papa Giovanni, e ricordo che allora il film venne accolto, sì, con buona disposizione anche e simpatia nei miei riguardi, ma senza quell'entusiasmo che magari ci si aspetta alla fine di un film che ci ha costato fatica e tutto quello che comporta. Ricordo allora che, non è che voglio citarlo per farmi tanto, che Pasolini mi disse: per questo Papa Giovanni, no, che aveva allora sconvolto tutte le strategie politiche o religiose per stabilire i rapporti di forza tra i protagonisti della politica, della religione, cioè, e il mondo cattolico, meglio, il mondo degli uomini di chiesa. Bene, io devo dire che
non mi ha stupito il fatto che Martini raccogliesse poi tanta simpatia. Perché non mi ha stupito? Io avevo fatto a Martini la prima intervista per la Rete 1 della RAI della sua nomina vescovo a Milano. Quindi ci siamo incontrati pochi giorni dopo il suo arrivo a Milano. Bene, ricordo come mi mise in imbarazzo per come ascoltava me, che ero soltanto, come dire, una riserva, ma era così ben disposto all'ascolto, come se dicesse: io devo imparare molte cose. E così è stato. Martini ha sempre fatto qualcosa che lo facesse crescere nella conoscenza della realtà per essere in grado di fare il meglio per la realtà. Voi, come sapete, Martini proviene da una classe sociale piuttosto elevata. E quando l'hanno nominato a Milano, lui, me lo ricordava ancora Marco, non sapeva cosa fosse la lettera pastorale. E diceva: ma io sono un uomo di studio, quindi non sono un uomo che porta i propri passi nelle vie degli umili, ma sono un uomo di scienza. Ha capito che in quel momento essere uomo dei passi sulle strade dell'umanità era più importante, molto più importante di ogni altro libro. Sono ancora stupito, quando lo ricordo, che in questi incontri che avevamo una volta o due l'anno, perché poi tutti i problemi incalzavano giorno dopo giorno, una volta che sono arrivato lì da lui e mi ha chiesto cosa andrà sempre da lei, cosa sta facendo, e guardi, sto facendo un film molto a rischio. Perché? Perché vede, è sulla morte di un giovane, Giovannino de Medici, e la sua agonia nel film dura 40 minuti. E Martina ha fatto: perché fare 40 minuti su uno che, diciamo, alla fine non conclude con la vittoria, ma con la sconfitta per la gravità del male. Ecco, quindi aveva poi certe reazioni che erano fanciullesche, e da qui si può capire perché lui ha immediatamente, si è posto in una lunghezza d'onda per cui si potevano far correre da uno all'altro ogni tipo di curiosità, di interesse per quello che c'era da fare, che c'era da fare. Io vedo il mio amico Cesare Romita, eccolo là. Poi vi ricorderete che momenti di tensione ci furono tra la Chiesa, il mondo del lavoro, i sindacati e quant'altro. Consentitemi di fare questa cosa che appena uno comincia dice: vabbè, sì, no, voglio leggerla, perché ho grande stima di Romita. Ma leggila tu, se ne faccio fatica, mi trema le mani. Le posizioni che Romita assunse suscitarono reazioni opposte, anche fra esponenti che pur si richiamavano all'insegnamento della Chiesa. Agnelli stigmatizzò senza appello, citazione:
la discussione del Cardinal Martini sul profitto è cosa vecchia e stantia. Oggi l'occupazione si risolve con lo sviluppo e non col dividersi le miserie. Finita la citazione di Agnelli. E prosegui rincarando la dose, altra citazione. Viviamo nella retorica, la retorica della cultura anti-industriale, che è grande ostacolo alla cultura dello sviluppo. Già, ma quale progresso? A Martini non restò che ribadire come, virgolette, i vescovi hanno messo il problema dell'occupazione al primo posto, nella priorità delle questioni sociali ed economiche. Finita la citazione di... E qui Cesare Romiti, amministratore delegato della Fiat, aprì a sorpresa, virgolette, come cittadini e come imprenditori non ci si può non vergognare di fronte alla società per quello che è successo e io sono il primo a farlo. Chiuse le virgolette, una platea di imprenditori e dirigenti accolse ammutolita la confessione pubblica di uno dei massimi esponenti dell'industria italiana. E allora era il settembre 1992, ex seminario di Corso Venezia, una iniziativa programmata e realizzata dallo studio Ambrosetti. Il Cardinal Martini era seduto a fianco dell'amministratore delegato Romiti, non era stato informato di tutto questo, posso assicurarvi che fu il primo a essere stupito di questa dichiarazione, ma nello stesso tempo commosso e compiaciuto. Certi brandelli di passato, di vissuto passato, sono necessari di essere sempre presenti nella nostra memoria, perché quando si dice che la il passato, la storia è maestra di vita. Certo che è maestra di vita, ma bisogna aiutarla ad esprimersi, questa maestra. Bisogna fargli capire che l'ascoltiamo, questa maestra. Io ho la sensazione che quando ventina d'anni fa, sì, più o meno, quando l'idea di progresso era proprio legata all'idea dello sviluppo che portava ricchezza. Bene, noi non siamo arrivati alla ricchezza e nemmeno ad altri traguardi più nobili per essere, come dire, chiamata in causa questa maestra ed ascoltata. Ricordo che disse un amico, non solo Terchi, per rincorrere la ricchezza siamo diventati poveri. Poveri. Parliamo di democrazia e la democrazia è diventata un mascherone nel mondo. Tutti si vantano di essere paesi democratici. Io credo che questa democrazia fasulla faccia più male ancora del nemico che abbiamo a viso aperto, perché crea ambiguità, copre le nostre vigliaccherie. Signori, bisogna volere bene alla democrazia. Volere bene. Volere bene vuol dire grande rispetto, grande cura, perché la democrazia come bene sia un patrimonio veramente di tutti e per tutti. Il grande Camara, quando dice noi della classe
non dobbiamo lavorare per il popolo, ma con il popolo. Siete tutti disposti qui a sottoscrivere questo impegno? Ecco, chiedo il vostro aiuto. Grazie. Innanzitutto ringraziando Ermanno dell'opportunità che gli ha offerto e Roberto Cicutto, perché credo che sto film, per me personalmente perlomeno, è stata l'occasione per trovare uno sbocco dopo aver seguito per almeno 30 anni il Cardinale per il Corriere della Sera. Io ero rimasto fermo, c'è qui Paolo Baldini, il collega, se non è andato via, che seguiva la corrispondenza del Cardinale sul Corriere, che mi accolse al rientro da Gallarate dopo la morte quel giorno, e a quel punto così riprendemmo quella che il giorno dopo il Corriere pubblicò come intervista esclusiva, la conversazione dell'8 agosto con Martini ormai verso la fine a Padre Spruschi, il padre con cui aveva scritto Conversazioni notturne a Gerusalemme. E lì c'era quella famosa frase che c'è verso la fine del film: la Chiesa è indietro di 200 anni. Parentesi, in realtà il testo originale parlava di 300. È stato prudentemente corretto all'ultimo, non da Paolo Baldini. Chiusa la parentesi. A quel punto io ero come molti, rischiavamo di sentirci orfani di Martini, perché aveva dato tanto alla Chiesa, a Milano, al Paese e non solo. Cos'è stato l'evento che grazie alla levatrice Cicutto ha consentito di realizzare questo film, almeno per me, 13 marzo 2013, cioè quella Papa Francesco eletto che esce sul balcone di Piazza San Pietro e saluta Roma come vescovo e rivendica di essere vescovo di Roma, lo saluta con quel buonasera. In quel buonasera c'è "vedete, sono uno di voi", e in quel buonasera seguito da "pregate per me". Ecco, a questo punto io ho visto la possibilità, e con questo spirito ho lavorato in questi anni, che Ermanno, 4 anni e mezzo, questo film c'è costato di lavoro. Che pirro! 4 anni e mezzo. Ho visto nel film l'opportunità di trovare quella continuità tra il messaggio di Martini a Milano, alla Chiesa, al mondo, eccetera, e quello che stava per accadere. Siccome quella che lo diceva anche adesso Ermanno, da noi trionfa la cultura del lamento, invece misurare la possibilità di verificare la cultura del seme gettato, del piccolo gregge, del lievito, del granello di senape, che era la cultura di Martini. Allora l'idea che tutto questo ha la sua validità storica, la sua validità personale, di itinerario personale di un uomo di chiesa, di un uomo di Dio, di un uomo dello spirito, ma nello stesso tempo è quella, conclude la famosa intervista a Padre Spurgeon, correggimi se mi sbaglio, conclude, e tu, a quel Padre Spurgeon che aveva tirato su a migliaia bambini in Romania dalla strada, e tu che cosa fai per la Chiesa? Ecco, tu che cosa fai, che mi incontro con la tua conclusione, credo che abbiamo lavorato questo film proprio con quella domanda continua. E tu cosa fai? Nell'intervista diceva per la Chiesa, ma direi che ciascuno di noi se lo può dire, se lo può porre. E quello che io ho sentito, grazie, e di questo sono gratissimo Ermanno, grazie alla confidenza che abbiamo stabilito su questo punto, siamo riusciti, soprattutto alla genialità sua, a ricostruire questa domanda continua. Ecco, se il film riuscisse a portare questa domanda in giro sarebbe
tu dicevi amare la democrazia, ma per amarla proprio il problema è chiedersi cosa posso fare io per questa democrazia. Che hanno gli uomini, abitualmente che avevamo uomini di cultura, che non hanno, in molti, molti casi, che parlano di cultura senza avere la cultura per capire la cultura, perché se un gioco di parole, spero che mi capisca. Ricordo una volta che, per darvi un esempio molto marcatamente chiaro, che per l'albero degli zoccoli Moravia scrisse questa frase: questi contadini che non si ribellano, e lì dentro solo il cavallo si è ribellato. E c'era questa situazione dove il cavallo, appunto, rifiutava di essere ancora frustato. Lo diceva questo con un sussiego, con una, come dire, con un atteggiamento di, che dice, poveretti, sono contadini, non capiscono. Io dicevo agli amici, mi sarebbe piaciuto vedere se un contadino avesse commentato un libro di Moravia. Guardate, è proprio lì. Moravia si può permettere di parlare di contadini anche se non ne ha mai visto uno. Il contadino non può parlare di Moravia. Ma anzi, facciamolo parlare il contadino per primo, che forse nella sua genuinità ci fa capire presunzioni che sono la crosta della stupidità di chi è superiore. Bravo. Mi piace molto. Silenzio. Per i frequentatori di conferenze stampa è una realtà, una cosa bellissima, di solito ci sono le domande da parte del regista, stavolta con un regista del genere c'è un regista che fa una domanda alla platea chiedendogli qualcosa, però sia una cosa molto bella. Però ci sono domande? Dai, alzate. Martini è passato in eredità al Papa Francesco, che cerca di recuperare i 200 anni di arretratezza della Chiesa. È così per lei? A Germano o a Marco? Grazie. No, fanne uno anche tu. Io sono profondamente convinto che l'eredità c'è ed è un'eredità. Il Canovaccio l'avete in quell'intervista dell'8 agosto pubblicata il 1 settembre. Un nuovo modo di governare la Chiesa, nel film è riportata la frase i vescovi, lo stesso Papa, quindi nuovo modo di governare, vi parlava di un consiglio, Papa Francesco ha istituito il Consiglio dei Cardinali. I 200 anni di arretratezza riguardavano i grandi temi, non quelli rozzamente detti da certa pubblicistica cattolica etici nel senso dei valori non negoziabili, ma sono i grandi temi della vita, dell'affetto, dell'amore, del matrimonio, della famiglia. Guardate i due sinodi che Papa Francesco ha messo tra le prime sue espressioni. Terza cosa, che il popolo di Dio continui a frequentare la scrittura, auspicio di Martini sempre in quell'intervista, in realtà è tutta la vita sua che lo ha predicato, Papa Francesco che tutte le mattine a Santa Marta alle 7 tiene la lezione divina sulle letture del giorno con lo stesso metodo che
che ha usato Martini. Quarto, problema della povertà, problema dell'immigrazione, problema delle periferie, che è un tema carissimo a Papa Francesco, una delle sue prime espressioni. Vengo dalle periferie del mondo, avete visto nel film le riprese delle periferie, cosa accade nelle periferie. E cito le prime quattro cose che sono quelle di più immediata evidenza. Questo secondo me è il segno di una continuità, non mi interessa la concatenazione, mi interessa il filone di pensiero, di vissuti, di atti, di pronunciamenti e soprattutto di trasmissione di vita. Sì. Senti, mi piacerebbe molto però che anche voi ci diciate cosa e come vi ha colpito questo percorrere un tratto di strada con una persona come Martini. Voglio dire, voi fate le domande e noi cerchiamo di rispondere per quel poco o tanto che sappiamo. Ma io questa mattina venendo qui pensavo proprio di non fare la conferenza stampa di Garzoni e Olmi. Proviamo a fare la conferenza stampa del Cardinal Martini. Poniamo quelle domande che urgono oggi e che hanno bisogno di un maestro di vita, anche solo per incoraggiarci. Perché non parlate? Dite quello che sentite. Interrogate voi stessi e le vostre domande che magari noi, perché non siamo mica quelli con la palla di vetro. Anzi, io qui ho detto chissà quante belle considerazioni sentirò da parte vostra. Basta rimanere in silenzio. Parlate, diteci, informateci. Creiamo insieme delle prospettive di futuro. Se non siete uomini di democrazia passiva, saremo, ecco. Ed è la peggiore dei peccati che possiamo commettere. E questo è uno dei temi attualissimi, urgenti del film, questa domanda di partecipazione civile. E forse si parla anche, questo c'è un discorso contro tutti i populismi, tutta la demagogia, c'è un film che ci racconta qualche cosa che stiamo vivendo in maniera molto intensa in questo momento, una domanda di partecipazione attiva. Scelta di usare la sua voce come voce narrante, se c'è anche un'adesione, come immagino, spirituale, insomma, comunque come mai? Guardi, il montatore che lavora con me abitualmente da molti anni, noi avevamo già fatto per dove ci butto. È vero, avevamo già fatto un'ipotesi per il Bosco Vecchio, vale a dire, quando lui ha visto il film, allora con la mia voce solo come colonna guida per il montaggio del film, e già allora mi disse, guarda, per raccontare la fiaba sarebbe meglio che lo facesse uno come te, che racconta al nipotino la fiaba del Bosco Vecchio. Ho detto no, no, assolutamente, io non voglio. Ecco che la cosa è risaltata fuori qua. Allora, perché io faccio da speaker a me stesso? Perché voglio parlarvi direttamente. Perché è l'unico modo per guardarci negli occhi. Senza un mediatore, perché ha una bella voce, recita bene, eccetera, no. Io con la mia voce roca, anche come dire, con la mia povertà culturale. Ma l'importante è che sia onesto. E allora sarò onesto e quello che dirò, anche se umile, ma avrà molto valore per l'onestà con cui è stato detto. Silenzio. Altre domande? Io rimango l'unico,
microfono per la signora. Posso allora farne una io solo? Considerando che nell'opera d'arte l'artista parla di un altro, in questo caso i due autori, il regista e Marco Garzogno, parlano di Martini, potete dirci quanto c'è di vostro, perché parlate anche di voi, parlando di un altro si parla di noi. Almeno un flash su l'Ermanno Olmi e Marco Garzogno che sono presenti in questo capolavoro d'arte. Grazie. Ma non abbiamo il bilancino dei meriti o... C'è tutto. Tutto, anche quando al mattino andavo a lavorare in questo laboratorio di Milano, ecco, con che spirito andavo, è che tutti erano coinvolti, anche senza saperlo, soprattutto senza saperlo, erano coinvolti nella, come dire, essere debitori di una chiamata. È come se la persona accanto a voi fa, scusa, ma ecco, cosa ho voluto dire? Oppure, hai sentito che bella cosa ha detto? Ecco, il vostro vicino è una, come dire, il primo degli interlocutori per ciò che ciascuno di voi ha avuto l'opportunità di ascoltare. E l'umiltà, di solito, quasi sempre, anzi sempre, della persona comune contiene più verità delle persone addottorate. Più verità. Che non si offendano coloro che sono addottorati. Perché per essere poi veri dottori bisogna prima di tutto dimenticarsi di essere dottore. Ma come il vostro vicino di casa, che sgomita. Siamo così davvero oppure esponiamo il nostro biglietto da visita? Tutto, come ha detto lui, c'è tutto di me. Grazie. Ermanno e Marco, voi potete immaginare la commozione che mi ha provocato questo film, anche perché fa parte della, illustra un po' una parte della mia vita e dei miei contatti col Cardinal Martini, per cui la mia aneddotica potrebbe essere anche più vasta di quella così bene che avete così bene illustrato. Ecco, questa è la parte mia commozione e tra l'altro anche di aver apprezzato la qualità artistica del film. Ma io vorrei far dire anche quello che c'è stato un episodio mio che con Martini, o perlomeno che è un'idea di Martini, l'espressione di Martini, dei credenti e pensanti. Questa questione qui del credenti e pensanti l'ho discusso una volta con Galli della Loggia, il quale diceva, sì, ma pensanti che cosa pensanti? E lo avevo visto anche un po' così come un po' un acido commento all'uscita del Cardinal Martini. E io mi sono permesso di dire pensanti perché Martini pensa di dire pensanti come penso io, cioè pensanti com'è la mia vita, l'esempio della mia vita, ecco. Però in quel momento, insomma, avrei voluto tanto che fosse Martini a dire che cosa
vedeva nella parola, cosa pensava nella parola di pensanti, che valori gli dava la parola pensanti, che, contrapposti a credenti, ecco. Orazzi, che adesso chiedo anche a Olmi se anche lui cosa avrebbe risposto a Galli della Loggia davanti a una domanda del genere. Dov'è? Là c'è una signora che si era alzata prima. In qualche modo era una domanda, però. Ah. Questo, no? Cioè, che cosa anche pensanti e credenti? Che cosa tra pensanti e credenti? Il concetto che secondo... Sì, allora... Pensanti cosa? Diciamo che tutti dovremmo essere pensanti, insomma, io in qualche modo credo che avendoci concesso la natura, questa possibilità di formulare a noi stessi delle domande, noi stessi trovare delle risposte. Ecco, questo percorso, come dire, che cerca di essere chiaro per noi, no? Che lo affermiamo, ecco, questo percorso è, come dire, dà significato a tutta l'esistenza. Uno, che cos'è il mondo fare? Potrei rispondere per diventare consapevole. Consapevole di cosa? Consapevole che tutte le verità, tutte diverse fra loro, ma contengono qualcosa che le rende simili. Nelle religioni tutto questo è vissuto in una prassi che invece crea delle divisioni. E non c'è peggior comportamento sacrilego che praticare questa strada, che è la strada degli opportunismi, è la strada delle convenienze di ogni genere. E più alto è il grado di cultura della persona che si tradisce, e più il peccato è tradire ciò che è e perché è dell'esistente. Io non credo che troveremo delle risposte definitive, ma è proprio nel cammino che facciamo, nel cercare queste risposte, che noi onoriamo la verità, anche se è piccola, come siamo noi che in quel momento indaghiamo in questa verità. Le persone che sanno tutto non sanno di sapere niente. Questa domanda, come dire, vorrei capire quanto io sono stato all'altezza di quello che questi miei colleghi hanno fatto. Se un film mi piace molto, dimostro la mia simpatia e il mio entusiasmo per il film a voce alta, squillante, che contiene felicità. L'altra ipotesi è che probabilmente certi film non ho capito quel che mi volevano comunicare. La terza categoria è quella in cui quello che hanno tentato di comunicare non l'hanno comunicato affatto. Sapeva veramente tutto, dice un aforismo.
ma solamente quello. Quanta presunzione fra noi che ci hanno segnato la categoria culturale esatto. E poi arrivano segnali di chiara accusa di superiorità da parte nostra. Ricordo un viaggio che ho fatto da Londra a Oklahoma in aereo e con un produttore che viaggiava con la famiglia, moglie e un bambino piccolo. Questo bambino, l'ho già raccontato altre volte questa storia, questo bambino che mi ha visto parlare con i genitori, quindi era rassicurato dalla mia presenza, visto che i genitori, aveva uno stetoscopio come giocattolo. Il viaggio Londra-Oklahoma era piuttosto lungo. Ebbene, questo bambino, ripeto, 4-5 anni, ma veniva, mi mostrava il suo giocattolo, mi parlava in inglese e io gli rispondevo in italiano. E lui mi parlava in inglese, poi si andava, tornava e a un certo punto mi sono domandato, ma perché questo bambino, che in fondo ha la facoltà di capire, ma perché mi parla in inglese, che non sa, non conosce altra lingua, e io gli parlo in italiano eppure ci conosciamo, comunichiamo. La cosa capitò a Buttitta, famoso poeta siciliano, no? Che andando con un gruppo di gitanti a sfondo politico, quando i vari partiti mandavano a fare le prime visite da parte degli addetti, che so, a Mosca piuttosto, insomma, andavano dove era necessario stabilire anche dei rapporti. Bene, c'era Meana, come si chiama il primo nome? Riba di Meana, su quell'aereo, e raccontò questo episodio di questo mongolo che parlava in mongolo con Buttitta, che parlava solo il siciliano stretto. E io ogni tanto mi giravo perché sentivo delle gran risate. E questi due, il mongolo, che si divertivano capendo come dei bambini, avevano ritrovato in questa situazione la genuinità, che era il primo vocabolario, la genuinità, l'onestà del comunicare, anche soltanto un suono, ma tu ti rivolgi a me e io mi rivolgo a te. Quante lezioni si possono imparare dalla vita? Con questo non voglio sminuire l'importanza della cultura accademica, ma in certi momenti la cultura accademica ha bisogno di convivere con la cultura genuina degli ignoranti. Ma... guardate, anche qui chiamo in causa dei bambini. Lì ad Asiago c'era un bambino, avrà avuto neanche 3 anni, e tutte le volte, cosa farai da grande? Tutti fanno quei bambini, lo so, cosa farai da grande? E questo bambino rispondeva, perché aveva dei fratellini di età maggiore, da grando faccio quel che va all'asilo. Vedete la realtà che modifica la nostra capacità di percepire, di fare dei discorsi a coloro che qualche volta questi discorsi sono così alti che nessuno li capisce.
Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Buongiorno, Federico Fumagalli, Corriere della Sera Bergamo. Anzitutto complimenti a tutti, il film è molto bello. Volevo chiedere come mai il titolo del vostro film, tutto in minuscolo, come era successo anche Torneranno i Prati. Grazie. Diciamo che tutti in maiuscolo mi danno un po' fastidio. Possiamo chiudere. Vi ringrazio infinitamente della presenza. Grazie. Questo è un